Finalmente, raga, sono riuscito a cambiare computer portatile da utilizzare principalmente per l'università, ma anche per montare video eventualmente nel caso in cui non mi trovassi appunto a casa con il computer fisso, no? Intanto scusatemi per l'informalità del video, lo registro così con la telecamera in mano, ma penso che sia anche meno noioso, no? Un po' più dinamico. Comunque, in un altro video vi avevo fatto vedere il portatile che io ho utilizzato in questi anni all'università e che ho da quando ho iniziato le scuole superiori. Questo portatile non è assolutamente male, perché monta un i7 2400 e qualcosa, credo. Naturalmente non si riesce ad aprire una mano ed era anche dotato di scheda Nvidia. Soltanto che il problema qual è? È che ormai non è più supportata da PyTorch. È troppo vecchia. Poi insomma c'è il touchpad molto piccolo, i pulsanti che ormai non funzionano più, la tastiera non è male, ma qualche tasto insomma fa fatica a funzionare. Qui questo pad non funziona più. Quindi ho deciso che insomma era ora di mandarlo in pensione, no? Anche perché uno dei problemi più grandi di questo portatile è che non funziona più la batteria. Cioè, ho provato a far su un pacco batterie custom, l'ho fatto io, soltanto che dura mezz'ora, quindi capite bene che tipo in università per prendere appunti è piuttosto inutile, no? La parte interessante di questo video non è il fatto che abbia preso un nuovo portatile, ma che l'ho acquistato usato. Infatti, come potete vedere sia da Amazon, ma qualsiasi altro e-commerce oppure anche alla MediaWorld, eccetera, eccetera, i portatili sono piuttosto costosi. È molto più economico farsi su un computer fisso, però capite bene che non ci possiamo portare in giro un computer fisso, no? Di conseguenza mi sono messo a scandagliare subito.it, eBay, un sacco di, insomma, e-commerce di usato, finché non sono riuscito a prendere all'asta su eBay questo portatile qua dietro. Adesso ve lo prendo. Se proprio devo essere sincero, la marca di questo portatile non la conosco, il logo è questo qua, però come potete vedere girandolo, insomma, diciamo che è dotato di un hardware abbastanza performante. Poi raga, ve lo devo far sentire quando si accende perché sembra un aereo. In ogni caso, un aspetto premium che ho notato fin da subito è questo. Cioè raga, ma quanto è figo quando riesce a tirare sullo schermo che non si alza, insomma, tutto il corpo del portatile. Poi dopo ha uno schermo a 144 Hz, c'ha un i7 10850H e c'ha una 2070 Super. In teoria si illumina anche la tastiera. Comunque vedete che il touchpad è abbastanza grande, insomma, per riuscire a fare tutte le gesture per muovere le pagine, cose del genere. E poi è dotato di Windows 11, cosa che io non avevo provato fino ad ora. E un'ultima cosa comoda e super interessante di questo portatile è che ha 32 GB di RAM. Quindi se andiamo in prestazioni abbiamo 16 core, che è assurdo perché ha più core questo portatile che il mio computer fisso. 32 GB di RAM e lì ne ho 16, e in più c'è una 2070 Super, dove sul computer fisso c'è una 2070 normale. Quindi penso che sia stato un ottimo acquisto. Poi in teoria, raga, non so perché, c'è sempre da accendere la tastiera. E poi c'è questo effetto tipo Breathe dei LED, che a me dà un sacco fastidio perché piacerebbe che rimanesse illuminato, insomma, no? Senza fare tutti questi effetti un po' da gamer o cose del genere. Vi devo dire che anch'io all'inizio ero poco fiducioso di andare a spendere un sacco di soldi, perché per questo portatile l'ho speso circa 800 euro, che secondo me è un buon prezzo. Voi fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, soprattutto per il fatto che è un portatile molto recente, è stato utilizzato per lavoro, la batteria dura ancora abbastanza, però l'unica cosa è che è fuori garanzia e poi viene dalla Germania. Infatti non so se avete notato, ma il tasto Z al posto della Y e viceversa. Devo dirvi che è stato piuttosto un esperimento questo qua, perché appunto vi ho detto che anch'io ero poco fiducioso, però ho iniziato comprando un tablet che ho regalato e l'ho comprato su subito.it a più di un centinaio di euro in meno di quello che lo pagheresti comprandolo nuovo, e sostanzialmente il tablet è arrivato intatto con la scatola originale, la penna, ho preso un Samsung Galaxy Tab S6 Lite, e secondo me, raga, ve ne volevo parlare perché ne vale la pena dare un occhio ogni tanto alla roba usata piuttosto che comprarla nuova, perché appunto andate a spendere molto di meno. Quando ho iniziato a guardare per il portatile, ho iniziato a guardare portatili con una 3070, che capite bene che comprarli nuovi costano un sacco di soldi, e li trovavo sui 1000-1100 euro, che secondo me è abbastanza onesto come prezzo. Soltanto che, insomma, se si riesce a stare sotto i 1000 non è
cavolaccio, no? Anche per me è stato un grosso acquisto, soltanto che penso che sia necessario perché non so ancora se continuerò con il dottorato, quindi con il PhD dopo la magistrale, e di conseguenza per lavorare all'università mi servirebbe. E in più, col fatto che ora devo fare tirocinio, mi mancano solo 3 esami della magistrale, poi ho finito, sto cercando da fare tirocinio all'estero e di conseguenza, per farvi uscire i video, ho detto compro un portatile così non mi devo portare dietro un computer fisso, no? Diciamo che la cosa che mi ha dato un po' più di sicurezza nell'andare a comprare roba elettronica, magari anche senza garanzia, eccetera, eccetera, a parte l'esperienza nel riuscire a mettere a posto le cose, che naturalmente ho acquisito facendo ingegneria, lavorando a progetti, eccetera, eccetera, ma poi più che altro il fatto che adesso c'è la garanzia, ad esempio c'è tutto subito, con il quale se arriva l'oggetto danneggiato oppure non corrisponde alla descrizione, eccetera, eccetera, puoi restituirlo e ti ridanno tutti i soldi. E in teoria vale la stessa cosa con eBay. Quindi mi sono fidato, ho partecipato a un'asta e fortunatamente ho vinto. Dovete sapere che ho guardato qualcosa come una 50 di portatili in 2 settimane, li ho monitorati ed è stato un casino. Questo è il prezzo più basso che sono riuscito a pagare per prendere un portatile. Non è male, perché la 2070 Super dovrebbe essere meglio della 3060 Ti, se non sbaglio, comunque siamo lì, quindi insomma non è malaccio anche per il deep learning. E poi il 10850H più o meno, anche quelli con la 3070 montavano, visto, processori della serie 10 di Intel, quindi ho detto piuttosto prendo quello con la 2070, spendo meno. E tra l'altro questo ha 32 GB, che non è assolutamente male, perché ne trovavo a 1000 euro però con 16, no? Perciò raga, fatemi sapere anche voi se avete mai comprato con Subito, con eBay o cose del genere. Non è una pubblicità, nel senso non vi sto facendo pubblicità, perché gli 800 euro di portatili li ho pagati tutti interi, però insomma c'è molta insicurezza, no? Quando si tratta di andare a comprare roba usata. Volevo soltanto raccontarvi la mia esperienza, perché mi sono trovato bene in entrambi i casi, poi 2 casi diciamo che non sono tanti, però non è male riuscire ad andare a comprare qualcosa di usato, così da evitare di comprare qualcosa di nuovo e tra virgolette inquinare, ma poi più che altro perché andiamo a risparmiare un bel po' di soldi, direi. Anche perché i portatili nuovi si trovano 2000-2500 euro, che dal mio punto di vista non ha senso spendere così tanto. Un'ultima cosa che ci tenevo a dirvi è che ho iniziato a lavorare in un progetto all'università. Questo progetto si chiama Project Red e in sostanza stiamo costruendo un rover, ma tipo un rover come Perseverance, Curiosity, una roba simile, dai. Ci stiamo lavorando per partecipare a una competizione europea dove questi rover si sfidano a guidare in autonomia, eccetera, eccetera. Andate a cercare Project Red su Instagram e adesso non so se ci abbiamo anche il canale YouTube. Comunque, anche per questo motivo, qua su sulla scrivania, come potete vedere, sto lavorando con degli STM32 per configurarli con degli MCP2551 in modo tale da riuscire poi a comunicare attraverso la CAN bus. E ci sono un paio di problemi con la libreria HAL. Per caso, se ne sapete qualcosa, vi chiedo tantissimo di scrivermi nei commenti. Se per caso voi avete esperienza a riguardo, se siete mai riusciti a farli funzionare, eccetera, eccetera, perché se anche solo riusciste a darmi una dritta, mi aiutereste tantissimo. Io non so perché, in sostanza vado semplicemente ad attivare la porta CAN, adesso è tutto scollegato, prima era tutto collegato, e fallisce la init, proprio la init, quella basic di STM32, quindi delle sue librerie, e è un problema abbastanza grosso da risolvere. In ogni caso, raga, colgo l'occasione per farvi gli auguri di Natale, auguri di buone feste, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!